Xilium, dal folle allo straniero per un'antropologia dell'esclusione, è il titolo del convegno di quest'anno che si terrà al centro congressi di Novarello a Granozzo l'8 ed il 22 ottobre. È un convegno non solo per addetti ai lavori ma aperto a tutti, che in una prospettiva multidisciplinare dalla filosofia all'antropologia, dalla sociologia alla psicanalisi, cercherà di indagare la dimensione dell'esilio, interrogandoci in fondo sul perché la figura del folle e la figura dello straniero sono così inquietanti da generare dei forti e radicali meccanismi di esclusione come quelli che si vedono nella nostra società. Siamo convinti poi che l'arte riesca a cogliere meglio e più profondamente della psichiatria il mondo interno e che l'arte sia anche terapeutica molto spesso, ed è per questo che accanto al convegno, come sempre, vi è un evento espositivo curato magistralmente dall'amico professor Raul Capra. Figure oltre la soglia si collega a una precedente mostra che abbiamo realizzato 4 anni fa nell'ambito di casa, negli spazi di Casa Bossi e della fabbrica lapidea di San Gaudenzio, che si chiamava Sentieri che si perdono nella mente. Questo è Figure oltre la soglia, Sentieri che si perdono nella mente 2. E la differenza con quella mostra è che qui, oltre ad alcuni artisti come Romolo Romani, Rognoni, artisti anche viventi come Sesia e Alfieri, abbiamo anche opere dell'atelier grafico del centro diurno di riabilitazione. Mentre allora c'erano le opere di Carlo Zinelli, che rappresentavano, diciamo così, l'uscita da un ambito di disagio mentale con la pittura, quindi rappresentava un senso di un disagio, un'esclusione. Le opere che presentiamo qui invece vogliono rappresentare l'attitudine ad includere, no? Che può concedere l'arte. Questo dimostra anche la differenza, anche diciamo cognitiva, anche concettuale, appunto, che c'è oggi nella psicoterapia di affrontare il disagio mentale.